La passione per fare bambole e statuine è nata circa 7-8 anni fa, portando mia figlia alla mostra delle bambole a Canneto. Ha incontrato una signora che effettuava corsi per la creazione di bambole. È andata quindi a Bologna da quella signora qui ad imparare e ha cominciato a fare il primo corso. Da lì si è appassionata e ha seguito altri corsi, poi ha cominciato ad andare in Svizzera. Ha cominciato ad andare in Germania e addirittura negli Stati Uniti per effettuare dei corsi di specializzazione nella costruzione di bambole sia moderne che antiche. Da lì poi è nata anche la passione di fare statuine e tutti quelli che sono i lavori con la porcellana. In questa passione mia figlia segue la cottura delle bambole e io invece seguo la fusione negli stampi e la lavorazione della porcellana. Ecco, questo qui è il forno, è dove vengono fatte le cotture. Abbiamo la prima cottura che è a 630 gradi e la seconda cottura che è attorno ai 1200 gradi. Si chiama biscuit proprio perché vengono fatte le due cotture. Ecco, qui abbiamo vari tipi di porcellana, sono di vari colori, a seconda del pezzo che si andrà a fare e a seconda della colorazione che poi dovremo dare. I colori possono andare dal bianco, proprio bianco, al rosa, al rosato, addirittura anche il color terra bruciata. Questa è solo una parte degli stampi che abbiamo per creare i vari tipi di bambole e statuine. Per esempio, per fare questo piano baby servono 5 stampi. Questo qui è quello della testa. Ecco. Anche questo è fatto in quattro parti. Questo qui invece è quello del corpo. Anche questo qui è fatto in varie parti. Ecco, tutti questi stampi qui li facciamo arrivare dall'America, dagli Stati Uniti, dalla Sealy, che è una ditta che fa sia porcellana che stampi per prodotti per la porcellana. Adesso, richiusi gli stampi, procediamo alla colatura della porcellana. La porcellana è liquida e siccome deposita bisogna mescolarla bene. Una volta ottenuta la giusta densità, bisogna colarla. Quindi va colata per evitare che ci siano dentro delle particelle che possono poi danneggiare la forma delle statuine. Una volta colata si versa negli stampi, in questo modo. Ecco, una volta fatto quell'operazione qui dobbiamo aspettare 6-7 minuti. Prima di vuotare la porcellana che resta in eccesso negli stampi. Nel frattempo, il livello della porcellana diminuisce, e noi dobbiamo sempre aggiungere, porcellana in modo che, resti sempre lo stesso livello. Questo perché, lo stampo in gesso assorbe la parte acquosa della porcellana. La porcellana che ho versato forma come una pellicola nella cavità interna dello stampo e più tempo resta dentro la porcellana e più quella pellicola lì si alza di spessore. Sto controllando lo spessore della porcellana. Questo, essendo uno stampo più grande, ha bisogno di qualche minuto in più per poter raggiungere lo spessore. Quindi ho bisogno di aggiungere altri porcellani e aspettare ancora almeno un paio di minuti. Adesso abbiamo raggiunto anche qui lo spessore desiderato e vuotiamo. Adesso andiamo ad aprire il corpo. Allora,
fare attenzione perché lo stampo è fatto da diverse parti. Si va a togliere la parte che c'è in eccesso, la parte centrale dove andrà a fissarsi la testa e le gambe, perché non ci devono essere delle parti chiuse, altrimenti può scoppiare e si può rompere. Questa è porcellana liquida e serve da collante per le varie parti. Bisogna fare attenzione a far combaciare bene le varie parti. È un lavoro abbastanza delicato perché è un materiale molto fragile. Se ci sono delle parti non attaccate bene, si possono anche un po' modellare perché è ancora tenero come. Quindi se c'è da far aderire qualche parte o... Ecco, bisogna passare due o tre volte perché nell'asciugarsi si crea ancora una fessura. Adesso è pronto da mettere nel forno per fare la prima cottura, che è a circa 680 gradi. Tolta dal forno e poi lasciata raffreddare, la statuina viene immersa nell'acqua, facendo attenzione di non rompere le varie parti perché è molto fragile. La si lascia immersa per 4-5 minuti, 3-4 minuti. E poi con alcuni attrezzi molto semplici, una spugnetta, un pezzettino di plastica molto ruvida, un cutter e una calza fine, molto fine. E poi si comincia a levigare, piano piano.
è importante levigare bene, perché poi bisogna creare una base giusta per il colore dopo, perché se non è levigata bene poi il colore non resta omogeneo, ma si formano come delle punteggiature. Una volta fatta la levigatura si riporta nel forno per la seconda cottura, che è a 1200 gradi. Impiega circa 12 ore per effettuare la cottura, arrivare a 1200 gradi, e poi ci vogliono ancora circa 6 ore per poter aprire il forno. Questo bottone di porcellana è un accessorio indispensabile per il funzionamento dei due filandini che il Museo del Lino sta restaurando. I due strumenti devono essere provvisti complessivamente di 12 bottoni, ma degli originali ne sono rimasti solo due, perciò il direttore del museo ci ha incaricato di riprodurre gli esemplari mancanti. Prima di tutto abbiamo fatto tornire da Giovanni Scariot un modello in legno per costruire lo stampo in gesso che riproduce il negativo del bottone che vogliamo ottenere. Accanto vediamo il bottone originale. Il pezzo in legno ha dimensioni molto più grandi. Questo perché la porcellana colata nello stampo, nelle fasi di cottura, avrà un ritiro del 27%. Questo è lo stampo che abbiamo prodotto. A questo punto facciamo il forellino centrale, dove poi passerà il filo, e poi lo possiamo mettere nel forno per effettuare la prima cottura. Passiamo alla fase di levigatura. In questo caso la levigatura potremmo farla anche, essendo un oggetto piccolo, possiamo farla secco. Quindi viene fatta ancora con gli stessi strumenti, però senza immersione nell'acqua, anche con pennelli, parte abrasive. Una volta fatta la levigatura, li possiamo mettere nel forno per fare la seconda cottura. Una volta fatta la seconda cottura lo togliamo dal forno. Questo è il pezzo che abbiamo fatto e questo è l'originale. Forma e dimensioni sono esatte, quindi possiamo procedere alla produzione degli altri esemplari che mancano. Dunque, dopo la levigatura nell'acqua e quindi dopo la seconda cottura, bisogna togliere tutti i residui di polvere dovuti appunto alla levigatura. Questo lo faremo utilizzando l'alcol. Quindi bisogna stendere il medium. Questo prodotto serve per stendere meglio il colore. Dopodiché, o con l'aiuto di una spugnetta oppure con un pennello, andiamo a mettere il colore. Stendiamo il colore che dopo verrà tamponato per renderlo omogeneo. Adesso abbiamo steso il colore e quindi passiamo a tamponarlo.
dobbiamo andare a pulire le zone dove non ci deve essere colore. Quindi con un altro pennello andiamo a pulire gli occhi, a rifinire bene i contorni dei capelli. Dunque questi sono colori ad acqua, quindi basta utilizzare un pennello imbevuto d'acqua. E passiamo a dare il colore della pelle anche alle braccia e alle gambe, sempre utilizzando lo stesso metodo. Dopodiché viene messo in forno a 675 gradi. Una volta estratto dal forno, l'effetto è questo qua, quindi vedremo una pelle che non sarà più scura come prima, ma è chiara. Per ogni cottura il colore schiarisce sempre di più. E adesso passiamo alla fase della pittura del viso. Dunque partiamo dagli occhi. Bisogna sempre cercare di avere un appoggio per la mano per fare in modo di avere le linee omogenee. Ecco, anche qui nel caso in cui ci fosse dell'eccesso di colore possiamo sempre andare a correggere utilizzando un pennello bagnato. Dunque ho appena finito la pupilla e quindi adesso passo all'iride. Il colore non deve essere troppo denso perché altrimenti dà un effetto troppo lucido. Terminata la pittura dell'iride possiamo continuare con gli occhi. Quindi andremo a fare il dotto lacrimale. E dopodiché, essendo una riproduzione di una statuina antica, diciamo che dobbiamo seguire certe regole. Quindi in questo caso andremo a fare anche una linea sottile rossa sulla palpebra. Facciamo i due puntini del naso. Che saranno dello stesso colore del dotto lacrimale e della bocca. Cerchiamo di stendere il colore in modo che non rimangano dei grumi. Controlliamo la simmetria delle labbra. Terminata la bocca, si può passare alla fase delle sopracciglia. Terminate le sopracciglia, si può passare ai capelli. Dunque,
anche per i capelli come per la pelle bisogna utilizzare il medium. Dopodiché iniziamo a mettere il colore. Si può utilizzare un pennello oppure una spugnetta. Si inizia dal retro, dal centro e piano piano si tampona. Terminati i capelli possiamo passare a dare un po' di colore alle guance. Dopo le guance possiamo passare alla pittura del fuoco. Adesso cerchiamo di rendere il colore omogeneo. Terminato il fiocco si può fare un po' di chiaroscuro e comunque si può dare un po' di colorito roseo alle mani, ai gomiti, alle ginocchia, agli piedi, sempre con la stessa tecnica delle guance. A questo punto possiamo andare a riporre la nostra statuina nel forno e cuocerla ad una temperatura di 650 gradi. Ecco, questa è la nostra statuina che abbiamo tolto dal forno, quindi adesso andremo a ripassare tutto quello che abbiamo fatto nella fase precedente, perché i colori durante la cottura si schiariscono. E dopo aver ripassato il tutto andiamo a mettere di nuovo la nostra statuina nel forno per terminare le nostre cotture. Ecco, questa è la nostra statuina finita, appena tolta dal forno. Una cosa molto importante è che questa, essendo una riproduzione, deve essere siglata. Questa è una bambola dei primi del Novecento che aveva la testa rotta, l'abbiamo restaurata e poi adesso dovremo procedere alla pittura delle varie parti che sono state poi aggiustate. Questa bambola è stata prodotta a Canneto. Il numero 900 sta ad indicare l'altezza della bambola, che è 90 cm. Thank you.